Iniziamo con l'ultima parte di questa giornata, probabilmente la più attesa da tutti voi, perché cominciamo con le premiazioni. Ma prima di passare alla fase delle premiazioni volevo invitare sul palco, perché ci ha raggiunti poco fa, il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, dottor Raffaele Donini, al quale cedo la parola per un saluto. Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno a tutti voi ragazzi e un saluto particolare anche a tutti i ricercatori del CNR. Comincio con due ringraziamenti, la responsabile del progetto Il linguaggio della ricerca, appunto Armida Torreggiani, a cui vorrei dedicare un applauso, e al presidente dell'area del CNR, Roberto Zamboni, prima fila, abbigliamento sportivo, ma molto molto autorevole nel suo lavoro. Allora, pochi minuti per dirvi una cosa sulla quale vorrei che rifletteste nelle prossime ore, nei prossimi giorni, almeno un minuto. Noi viviamo in una regione, l'Emilia-Romagna, che ha compiuto un miracolo in questi ultimi 10 anni. Pensate che dal 2008 al 2013 tutto il mondo, tutta l'Italia e anche noi in Emilia-Romagna siamo stati investiti dalla più grande crisi economica, dalla più grande recessione dell'ultimo secolo. Si sono perse migliaia di posti di lavoro, migliaia di imprese che sono saltate, si è perso un pezzetto del vostro e del nostro futuro. E lì dentro, in questo periodo orribile, nel 2012 noi abbiamo subito anche un terremoto molto devastante nelle zone principalmente produttive della regione Emilia-Romagna, quelle nelle quali si concentra il 2% del prodotto interno lordo dello Stato. Con una situazione del genere la nostra regione avrebbe potuto cadere in ginocchio dal punto di vista economico e sociale. 2 anni dopo il terremoto, anzi 3 anni dopo il terremoto, nel 2015, noi siamo diventate la regione prima in Italia per crescita, sviluppo, occupazione, occupazione femminile, esportazioni all'estero e ricerca e innovazione. E questo è davvero merito di questa grande regione, fatta di imprenditori sani che hanno voglia di investire, fatta di gente che ha voglia di lavorare, fatta di gente che ha voglia di sacrificare, che può anche, diciamo così, mettere nel conto un periodo di sacrifici per dare un futuro alle giovani generazioni. Oggi siamo quelli che guidano lo sviluppo economico, digitale, infrastrutturale nel nostro paese. Se c'è uno dei meriti, diciamo così, di questa nostra uno dei meriti di questa nostra ripresa è proprio dell'innovazione e della ricerca. Non dobbiamo sottovalutare l'effetto che ha l'impresa, l'effetto che ha l'innovazione e la ricerca nella impresa e quindi nella possibilità di creare per tutti i posti di lavoro che uno vuole fare nella vita. E questo progetto è proprio questo. E non c'entra nulla l'appartenenza politica. C'entra la voglia di dare un futuro a voi, a tutti noi e alle nostre imprese. Le nostre imprese possono competere in un mercato internazionale come stanno già facendo, possono ripetere quel miracolo che hanno fatto in questi anni solo se investono nell'innovazione, nella ricerca e nello sviluppo. E per fare questo occorrono delle menti, delle teste lucide, delle menti pensanti, dei talenti che certo si formano a scuola, ma a scuola devono anche necessariamente avere le giuste esperienze, le giuste interazioni
con chi la ricerca, la pratica tutti i giorni per mestiere. Io sono qui a ringraziarvi del lavoro che avete fatto a scuola, ringraziare i ricercatori che hanno accompagnato i vostri insegnanti gratuitamente, perché è un progetto per il quale diciamo non ricevono alcun compenso, quindi è passione pura, perché avete fatto un altro pezzo di questo miracolo emiliano romagnolo che vogliamo che continui per le nuove generazioni attraverso appunto la vostra forza, il vostro talento che oggi noi siamo qui per riconoscere e premiare. Quindi grazie di tutto. Grazie molte per queste belle parole e cominciamo quindi con la fase delle premiere.